fondiamo la nostra vita sull'essere e non sull'avere. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Adesso in un momento di silenzio affidiamo al Signore le nostre intenzioni personali. O Padre di ogni bontà, assisti il tuo popolo e conducilo alla meta vera del suo pellegrinaggio, Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il canto salga da quest'altare, pagina 143. Accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina del mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni della tua salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Yeah.
mistica quinta. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, oh Signore. Clamiamo la tua presenza nella presenza della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Domenico, con tutti i vescovi, i presbiteri, e con l'intero tuo popolo diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Francesco e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.
unità dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato. Canto Sei tu, Signore, il pane, pagina 151.
sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi